Oggi ragazzi vi porto nel metaverso. Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti ragazzi, perché oggi nuovo vlog esplorativo, perché ragazzi, come ho detto all'inizio video, oggi vi porto qui al metaverso. Siamo al Wow Shopping Center e ci stanno delle mostre insieme al Color Hotel, al Museo Cleopatra, Zero Lanterns, che sarebbe quello del visore, ma oggi vi porto al museo del metaverso. Lo vedremo adesso insieme, lo vedremo. Quindi voi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fa tutto quello che dovete fare sempre. Vi faccio vedere un attimo qua sta cosa un po' strana, e mo vediamo che cos'è, ragazzi. Voi se sapete cos'è il metaverso, fatemelo sapere nei commenti. Se siete venuti al Wow Shopping Center a questa cosa del metaverso, fatemelo sapere. Insomma, ragazzi, commentate, noi entriamo dentro al metaverso. Oddio, quindi è una sala, qua proiettano qualcosa probabilmente. Metaverse. Ah, qua ci sono gli sgabellini dove te siedi e viene proiettato. Metaverse Experience, lo show inizierà a breve. Ah, quindi ottimo, buono, ci piace sta cosa. Bello raga, molto bello. L'umanità ha sempre corso. I nostri antenati un tempo correvano per fuggire dai predatori, o correvano invece per inseguire le prede. Anche col passare dei secoli, però, l'uomo non ha mai smesso di correre. È solo cambiato quello che inseguiva. E come inseguiva? Abbiamo iniziato a usare l'immaginazione per andare sempre più veloci. Abbiamo costruito auto, aerei e persino razzi per arrivare nello spazio. Questo ci ha permesso di raggiungere un futuro che credevamo solo fantasia. Ma ormai non c'è più distanza tra immaginazione e tecnologia. Persino questo in cui mi trovo è uno spazio di pura immaginazione, che posso trasformare a piacimento, o posso trasformare me stesso, ogni volta che lo desidero. Ma questa è solo una delle tante tecnologie che l'umanità sviluppata e che sono oggi attorno a noi. Comunque, se siete curiosi, venite, ve lo mostro. Corriamo insieme verso il metaverso. Oddio, sta cosa te flash. Dottor Strange è questo. Questo è Dottor Strange. Pensiamo al metaverso come a un'estensione di internet. Un internet in cui, invece di navigare col cellulare, possiamo passeggiare a piedi, immersi in una realtà virtuale, vivendo esperienze fuori dal comune. Nel metaverso si possono sentire amici e parenti, lavorare, imparare,
fare cose nuove, giocare e partecipare agli eventi. Grazie alle potenzialità di questo mondo è possibile anche fare incontri di lavoro a distanza e studiare cose incredibili. Già oggi la St. Louis di Milano ha creato la prima scuola del metaverso e il museo del Louvre offre visite virtuali della sua collezione. Si può camminare per le strade di Roma antica o guardare il mondo dallo spazio come se fossimo astronauti. Fondamentale per il suo funzionamento. Autenticità, sicurezza, affidabilità. A garantire tutto questo nel metaverso è la tecnologia blockchain, la più grande invenzione dopo quella di internet. Immaginiamo la blockchain come il registro di classe di una volta. La professoressa lo custodisce in sala docente, ogni giorno lo tira fuori e durante la giornata vi trascrive le presenze, i voti e le note e poi chiude la fine giornata. Eppure questo registro è perfetto e può smarrirsi, venire falsificato. La tecnologia blockchain risolve tutte queste vulnerabilità, distribuendo il registro in una rete in cui ogni professore, alunno e genitore rappresenta un nodo e possiede una propria aggiornata del registro. Questo sistema consente a più persone di leggere e modificarlo. Tuttavia, è importante che ogni modifica venga validata dalla maggior parte di noi, così da evitare errori. Ma la blockchain è molto di più. È un ecosistema di tecnologie, un'architettura complessa che con le proprie connessioni riesce a tenere traccia in maniera condivisa di tutto quello che accade tra le pagine del registro. Ad esempio, esiste già una Smart City basata sulla blockchain. Nata nel 2018 nel distretto di Temaloy, attraverso la blockchain questa città gestisce i dati dei residenti, la sicurezza e la mobilità. A Zug, invece, in Svizzera, è stato già sperimentato il primo voto municipale basato sulla blockchain. Gli elettori di questa città possono votare online, in segreto, in sicurezza, con impronta digitale e codice fiscale. Tutto grazie alla legge di noi. Uniamo la blockchain, ragazzi. E quella che otteniamo è una super tecnologia in grado di permetterci di tutto, persino di acquistare e vendere oggetti garantendo l'autenticità e il possesso. In passato tutto questo non era possibile. Prendete i vostri cellulari. Quando scattate una fotografia e la inviate a un amico, create una copia della foto tanto vera quanto originale. Ma in questo modo non si può possedere nulla di unico nel mondo virtuale. O almeno un tempo era così. Ma oggi esistono gli NFT. Yeah.
parola complicata. Possiamo chiamarli contratti intelligenti o oggetti unici, se vogliamo. Perché questo che sono? Proprietà esclusive che una persona fisica possiede nel mondo virtuale. Grazie alla blockchain, infatti, è possibile garantire in maniera condivisa la proprietà di un oggetto virtuale, persino capolavori incredibili, da valori inestimabili che sarebbero altrimenti impossibili da possedere. Molti dei più grandi artisti al mondo stanno oggi creando opere in NFT, esponendo nelle più rinomate fiere d'arte, come Art Basel. Benvenuti in questo museo virtuale. Qui ci sono vere mostre di NFT con opere che possono prendere vita, come questo Hologram NFT, un progetto tutto italiano. Si può trasformare in NFT in cosa? Figurine, biglietti, album, canzoni, proprietà, accessori, scarpe. Le possibilità sono infinite, direi. Sono ancora tutte da esplorare. Nella corsa senza fine del genere umano, non abbiamo mai smesso di inseguire il desiderio di non sentirci soli e di creare forme di intelligenza simili alla nostra, in grado di aiutarci e di capirci. È per questo che abbiamo creato le intelligenze artificiali. L'intelligenza artificiale è la capacità di una macchina di imitare funzioni cognitive come ragionamento, apprendimento e creatività. Per riuscirci, le IA si basano su modelli ispirati al funzionamento del cervello umano. Chiamiamo queste strutture reti neurali. L'intelligenza artificiale è già presente nella nostra vita quotidiana. Pensate a Siri o ad Alexa, che possono rispondere alle nostre domande, oppure al modo in cui questi sistemi intelligenti ci aiutano nello shopping, proponendoci prodotti vicini ai nostri gusti. Ma l'intelligenza artificiale non si limita a copiare, può anche creare, utilizzando come noi fonti di ispirazione. Una delle IA più famose è ChatGPT, in grado di comprendere il linguaggio umano e rispondere a qualsiasi domanda. Midjourney è un altro esempio. In meno di un minuto questo modello IA può realizzare quadri e illustrazioni che un artista impiegherebbe ore a realizzare. Dall'urbanistica alla ricerca, dall'ambiente alla coltivazione. L'intelligenza artificiale è una grande opportunità per la nostra specie. Ci sta già assistendo in vari settori, contribuendo all'ottimizzazione delle risorse ambientali per aiutare l'agricoltura moderna. La sua capacità di analisi dei dati e di personalizzazione sta aprendo nuove frontiere in vari settori, promuovendo il progresso della nostra società. Stiamo rendendo la tecnologia parte integrante della nostra vita quotidiana. Eppure, anche se progrediamo veloci, non possiamo non pensare ai pericoli che le nostre invenzioni porteranno. Dal lavoro alla sicurezza, un uso improprio dell'intelligenza artificiale rappresenterebbe una vera e propria minaccia. Con macchine che diventano sempre più intelligenti, non possiamo rischiare che muovano di continuo, ma soprattutto che perda il contatto con loro e con i suoi veri obiettivi.
nella lunga corsa di umanità verso domani, più guarderemo lontano, più scoperte ci sorprenderemo di poter fare. Eppure, tecnologie incredibili sono già oggetto di noi. Ovunque. Perciò, se volete vivere il futuro, non serve andare lontano. Basta usare l'immaginazione. Sono sicuro che ci incontreremo per questo. Magari sarà qui a Dublino, sai? Oppure nel metaverso. Una cosa è certa. Non smetteremo mai di inseguire i nostri sogni. E quindi ragazzi, avete visto questa esperienza così? Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se ci siete stati e soprattutto cosa ne pensate. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao cari!